l'invito. Sì. Senta? Ok. Tanto grazie per l'invito, è stato piacevolissimo. Un argomento che confesso, quando Gigi, il collega Gigi mi ha invitato a dare un contributo a questo evento, mi sembrava abbastanza freddo, un po' così ostico, anche perché già la differenza di chi mi ha preceduto non me ne sono occupata direttamente. Se non da avvocata iscritta comunque nell'elenco dell'ordine come difensore, diciamo, che ha la possibilità, insomma, di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, però oggi mi sono ricreduta perché effettivamente è un argomento che ha veramente degli aspetti interessanti, sia sotto profilo giuridico che sotto il profilo umano e del ruolo sociale dell'avvocato. Io vorrei fare un po' di più una riflessione su che cosa accade dopo l'ammissione o dopo la non ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine e dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato. Quali sono i rimedi? Che cosa succede? Dopo questo intervento, avendo riguardo in particolare al processo amministrativo. Ora, abbiamo visto che il Consiglio dell'Ordine, come diceva giustamente la collega Serena, è la prima porta che va aperta per accedere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato e al pari del Consiglio dell'Ordine, nell'ambito del processo amministrativo ci sono le istituite presso il TAR, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa. Ora, l'ipotesi, una volta ammessa da istanza, con ovviamente un provvedimento che ha una natura provvisoria da parte del Consiglio dell'Ordine, si apre il processo. E per quanto riguarda viceversa, quindi se invece nell'ipotesi in cui l'istanza non venisse accolta da parte del Consiglio dell'Ordine, l'articolo 126 prevede la possibilità che l'istanza venga rivolta direttamente al magistrato al quale viene attinto per l'avvio del giudizio dall'interessato. Ora, l'ipotesi di revoca invece del decreto ammissione sono espressamente disciplinate negli articoli 112 e nell'articolo 136 del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia. Ora, l'articolo 112 prevede quattro ipotesi di revoca. Tre riguardano sostanzialmente profili irregolarità formali, cioè la revoca disposta nell'ipotesi in cui non viene dall'interessato depositata la documentazione richiesta per l'eventuale variazione del reddito, oppure se a seguito della comunicazione della variazione si viene a verificare che il reddito è variato in misura tale da escludere la distanza di ammissione alla patrocinio a spese dello Stato. Oppure se nei termini prescritti non è intervenuta la certificazione dell'autorità consolare, ovvero la dichiarazione dei redditi prodotti all'estero per i cittadini europei o extraeuropei. E queste sono tre ipotesi che diciamo, attengono effettivamente anche le regolarità formali e che riguardano soprattutto il requisito del reddito, quindi siamo di fronte all'ipotesi in cui c'è scarsa discrezionalità perché ove si verifichino queste irregolarità, il magistrato davanti al quale pende il processo nel cui ambito è stata proposta la richiesta di patrocinio a spese dello Stato, è tenuto chiaramente a revocare la missione.
prevista dall'articolo 112 invece riguarda un'altra ipotesi, sempre connessa comunque al reddito, alla soglia di reddito necessaria per la missione alla medicina dello Stato, ed è l'ipotesi in cui d'ufficio, oppure su richiesta di un ufficio finanziario competente, risulti provata la mancanza originaria sopravvenuta delle condizioni di reddito necessarie per la missione alla quindi si tratta di due ipotesi connesse sempre alla verifica della permanenza del limite di reddito necessario per essere ammessi al patrocinio, ma è un'ipotesi che diciamo, si configura o ufficio, perché effettivamente il magistrato acquisisce questa notizia, oppure attraverso la richiesta dell'ufficio finanziario competente. La differenza tra queste due ipotesi è connessa al rimedio, cioè solo nell'ipotesi in cui il decreto di ammissione intervenga dopo la richiesta dell'ufficio finanziario, contro il decreto è possibile ricorrere per cassazione, non nelle altre ipotesi. La competenza, dicevo, adottare il decreto di revoca è il caso in caso di vista dell'articolo 112 e del magistrato dinanzi al quale si sta svolgendo il giudizio, e il decreto ovviamente deve avere una sua deve essere espressamente motivato. Passiamo poi all'articolo 136. L'articolo 136 che contiene, se vogliamo, una norma diciamo di carattere generale, fa riferimento soprattutto nel secondo comma, che è il comma secondo me più interessante da commentare, e fa riferimento all'ipotesi della revoca del provvedimento di ammissione provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con malafede o con malafede. Entriamo quindi in un interregno di discrezionalità, quindi mentre nell'ipotesi della revoca che si verifica la sopravvenuta o originaria mancanza del limite di reddito, non c'è discrezionalità, c'è l'obbligo ovviamente per il magistrato di procedere alla revoca. In questo caso, secondo me, c'è uno spazio di discrezionalità. Queste norme nell'ambito di cioè questo è il contesto normativo nel quale dobbiamo muoverci anche rispetto al processo amministrativo, perché non vi sono delle norme specifiche dettate per il processo amministrativo, quantomeno in materia di revoca, e quindi dobbiamo diciamo, applicare e muoverci nell'ambito di questo contesto normativo. Ora sappiamo infatti che per il codice del processo amministrativo, esattamente l'articolo 14 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, ha disciplinato espressamente la commissione per la missione anticipata in via provvisoria al patrocinio spese dello Stato. Si tratta di una commissione che ha una composizione mista, quindi composta da magistrati e da avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine, rispetto a questa commissione null'altro viene espressamente previsto nel codice del processo amministrativo. Quindi la prima questione che si è posta è stata di individuare quali siano le esatte attribuzioni di questa commissione. Si è ritenuto che i compiti della commissione sono quelli attribuiti al Consiglio dell'Ordine, quindi sostanzialmente verifica dei presupposti per una prima ammissione via provvisoria dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, e quindi verifica dei presupposti di reddito e verifica della non manifesta infondatezza delle ragioni dell'istante.
Ora, per quanto riguarda il processo amministrativo, ci si è anche interrogati, c'è stata qualche pronuncia in tal senso, se sia applicabile l'articolo 126, cioè l'ipotesi di rigetto dell'istanza da parte Commissione, o per addirittura se fosse ammissibile un ricorso ex articolo 99 del testo unico delle disposizioni sulle spese di giustizia. L'articolo 99 prevede la possibilità di ricorso al presidente del tribunale competente, e quindi c'è stata qualche iniziativa nell'ambito del giudizio amministrativo di ricorso ex articolo 99 al TAR, dinanzi ad una decisione negativa della commissione istituita presso il TAR, della commissione per il patrocinio. Ora, si è esclusa l'applicazione dell'articolo 99, in quanto si tratta di una norma che è dettata espressamente per il processo penale, nell'ambito del testo unico delle disposizioni sulle spese di giustizia, e si è esclusa anche la possibilità che la decisione della Commissione possa essere impugnata con ricorso ordinario dinanzi al giudice amministrativo, e quindi nell'ambito, diciamo, della giurisdizione generale ordinaria di legittimità del giudice amministrativo. Questa esclusione è stata spiegata dal Consiglio di Stato con una sentenza datata, cioè quindi una sentenza che è stata adottata in un periodo in cui non erano ancora entrati in vigore il DPR 115 del 2002, ma che ha costituito un principio di carattere generale che ritengo ancora applicabile comunque in linea con le disposizioni del testo unico. Ha ritenuto il Consiglio di Stato che le commissioni non possano essere, chiaro, commissioni non possa essere riconosciuta natura puramente ed intrinsecamente amministrativa, e quindi già questo aspetto dovrebbe escludere la possibilità di un ricorso ordinario al giudice amministrativo attraverso le decisioni negative o positive in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Peraltro, effettivamente, seppure nel testo unico non troviamo norme espresse specifiche relativa alla giudizio amministrativo, tuttavia possiamo ritenere, da una lettura armonica sistematica del testo unico, che i rimedi e i reclami, diciamo, i rimedi avverso i provvedimenti di decisione di ammissione del gratuito patrocinio debbano essere gli stessi in generale previsti e disciplinati nel testo unico. Peraltro, se si ammettesse che il giudice amministrativo possa essere coinvolto, diciamo, chiamato a giudicare sulla decisione delle commissioni via provvisoria, allora si dovrebbe ritenere che il giudice amministrativo debba esprimersi al di fuori, in via prioritaria, al di fuori del giudizio nel cui ambito poi va il provvedimento di ammissione al patrocinio, appunto sulla sussistenza di presupposti e sulla correttezza e la regolarità della decisione delle commissioni. Deve quindi ritenersi, come dicevo, applicabile anche nell'ambito del processo di giudizio amministrativo lo stesso rimedio previsto in generale in materia di patrocinio civile, e quindi prevedere la possibilità di proporre istanza laddove la commissione istituita presso il TAR abbia ritenuto non sussistenti i presupposti, quindi non abbia ammesso l'istanza patrocinio a spese dello Stato, quindi riproporre la medesima istanza dinanzi al collegio
che poi sarà investito del giudizio, ovvero eventualmente, diciamo, eventualmente impugnare all'esito del giudizio l'eventuale decreto di revoca dell'eventuale decisione di revoca del patrocinio. Ora, sotto un profilo sostanziale, dicendo che nel comma 2 dell'articolo 136 prevede la possibilità di procedere alla revoca della missione del patrocinio provvisoriamente disposta se risulta l'insussistenza dei presupposti per la missione. Allora, si è ritenuto che quindi il giudice, quindi nel nostro caso il processo amministrativo in Italia, il Consiglio di Stato, si è investito della valutazione dei presupposti, oltre che di reddito, soprattutto del presupposto della non manifesta infondatezza della pretesa della domanda. Qui ovviamente si apre uno spazio di valutazione discrezionale e leggendo ed esaminando una serie di pronunce dei TAR, mi è sembrato di individuare un meccanismo molte volte automatico di revoca della missione del patrocinio connesso alla degradazione di infondatezza del morso. Ora, quello a cui secondo me quello che bisogna considerare è la circostanza che la revoca rappresenta comunque un provvedimento di secondo livello, quindi un provvedimento di secondo livello che impone al giudice, in questo caso, la necessità e l'opportunità di interrogarsi, non tanto diciamo, all'esito del giudizio, ma di interrogarsi sulla condivisibilità, sulla validità, sulla correttezza del giudizio prognostico che è stato adottato dalla Commissione per il patrocinio alla spesa dello Stato. Cioè è ovvio che la decisione della Commissione, come è stato ricordato, è una decisione che si basa su elementi a volte scarni, si basa quindi. Parlo della decisione legata alla non manifesta infondatezza della pretesa. È una decisione che ovviamente la Commissione assume sulla base della prospettazione dell'istante e sulla base dei pochi scarsi elementi, molte volte scarsi margini elementi, che vengono forniti comunque dalla parte. Il magistrato che invece si trova a dover decidere sulla eventuale revoca del provvedimento di ammissione, lo fa all'esito del giudizio. All'esito del giudizio, quindi, dopo aver avuto la possibilità di istruire la causa, di ascoltare, di valutare le posizioni tra le parti, quindi avendo piena contezza della domanda, della prospettazione della domanda, della prova della domanda. Ora, se però diciamo, il magistrato decide avendo piena contezza della fondatezza della domanda e si fa trascinare da questa convinzione, anche per giudicare la sussistenza e la permanenza dei presupposti di ammissibilità del patrocinio a spese dello Stato, è chiaro che questo potrebbe introdurre un pericoloso meccanismo di automatismo tra rigetto del ricorso e revoca della missione del patrocinio a spese dello Stato. Tra l'altro, noi che operiamo nel settore, diciamo, nell'ambito in particolare per quanto riguarda l'ambito del processo amministrativo, sappiamo bene che è veramente difficile trovare un'ipotesi in cui la questione che il ricorso viene dichiarato infondato poi sia data
davvero manifestamente infondato. D'altronde, proprio come la sentenza dettata dal consigliere Panizza, il Consiglio di Stato è ritornato sul concetto della non manifesta infondatezza e ha sottolineato proprio la circostanza che si tratta di un requisito negativo, cioè non viene richiesto per l'ammissione al patrocinio un requisito positivo, cioè la fondatezza della domanda, ma viene richiesta un giudizio negativo, un requisito negativo di non manifesta infondatezza della domanda, che tra l'altro viene effettuata dalla Commissione o dal Consiglio dell'Ordine in un momento antecedente allo svolgimento del processo. Quindi ritengo, questa è la mia riflessione, che il magistrato, nel caso ovviamente della giustizia amministrativa, che si trova di fronte a una sentenza, a una decisione di rigetto del ricorso, a decidere se revocare o meno la decisione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, debba farlo ritornando ritornando al punto di partenza, cioè debba andare a verificare, non alla luce di quello che poi è accaduto e che ha avuto per condizione nel processo, ma a monte. Quindi davvero una domanda era così manifestamente infondata da giustificare una revoca del patrocinio a spese dello Stato, perché è chiaro. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza, nella decisione 1036. Questa particolare attenzione, anche nel momento della revoca dell'ammissione al patrocinio, è necessaria proprio in virtù della rilevanza costituzionale che ha questo istituto, in virtù appunto dell'articolo 24 della Costituzione, perché se corriamo il rischio, se cediamo alla tentazione di determinare un meccanismo automatico tra rigetto della domanda e revoca del patrocinio a spese dello Stato, rischiamo di negare poi alla fine la possibilità della difesa. E tra le sentenze che ho letto di alcuni TAR di revoca del al patrocinio, ad esempio, ho letto, verificato che a volte è stato revocato nell'ipotesi di rigetto di ricorsi in materia di diritti speciali, silenzio, inadempimento, ovvero accesso, divieto di accesso. Ed è stato revocato purtroppo in più di una pronuncia senza una vera specifica, ma semplicemente ritenendo la necessità della revoca come conseguenza della improcedibilità o inammissibilità, però non un'inammissibilità in vito, ma magari un'inammissibilità connessa a una discussione su chi è stato quo da cui far decorrere l'anno entro il quale si può proporre il rito verso il in adempimento, oppure in materia di diritto di accesso, la discussione era relativa all'interesse effettivo all'accesso, quindi alla ammissibilità del successivo giudizio. Allora, in questi casi non sono certa che la domanda possa essere qualificata come non manifestamente infondata, laddove comunque c'è stata una discussione anche di merito sulla sussistenza di determinati presupposti, quali possono essere appunto di essa quo o per la ricorrenza del termine o l'interesse all'accesso ai documenti. E il fatto che questa questione non sia poi così, diciamo, stravagante, lo abbiamo, cioè abbiamo una conferma proprio nella normativa in materia di protezione internazionale. Cioè il legislatore si è posto il problema dell'evitare un mero meccanismo automatico tra il rigetto della domanda e revoca del decreto, del provvedimento di ammissione al patrocinio. E lo ha fatto in una materia certamente molto delicata, qual è la internazionale, dove evidentemente
Molto sì, cioè, ovviamente molte sono le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. E in particolare l'articolo 35 bis, il comma 17 dell'articolo 35 bis del decreto legislativo del 2008 in materia di progetto internazionale, ha espressamente disposto che quando il ricorrente ha ammesso la a spese dello Stato e l'impugnazione ha oggetto una decisione adottata dalla commissione territoriale, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento del patrocinio le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate. Quindi il legislatore si è posto il problema della differenza di presupposti tra il rigetto di una domanda, anche integrata come in questo caso, e invece la verifica della permanenza di quei presupposti che aveva indotto il Consiglio dell'Ordine o la Commissione del TAR ad aprire la porta al patrocinio a spese dello Stato. Proprio ancora di recente la Corte di Cassazione è intervenuta con due pronunce proprio in materia di protezione internazionale e ha chiarito proprio questa esigenza, cioè l'esigenza che la valutazione giudiziale rispetto al provvedimento di ammissione del patrocinio a spese dello Stato sia una rivalutazione dell'iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezza della pretesa, quindi non un giudizio successivo, quando ormai è ben chiara la domanda, le ragioni delle parti, ma una rivalutazione del giudizio che in via prognostica è stato adottato dalla Commissione o dal Consiglio dell'Ordine. Certamente, sì, questa probabilmente ci sarebbe la necessità di una modifica, di un intervento chiarificatore proprio del legislatore, perché probabilmente bisognerebbe ancora di più segnare i limiti della rivalutazione, e perché è ovvio che nel momento in cui il giudice ha scritto e ha definito il processo, quindi lo ha deciso, gioca a carte scoperte, quindi conosce tutto ciò che riguarda la domanda, ma in realtà ciò che viene richiesto è appunto l'accertamento di un requisito negativo, quindi non la verifica dell'effettiva fondatezza della domanda, perché altrimenti si rischia veramente di ridurre il campo di applicazione di un istituto che comunque rimane fondamentale a difesa dei non aventi. Grazie.